Frankenstein Il dottor Viktor Frankenstein era un brillante scienziato ossessionato dalla creazione della vita. Passava lunghe ore ogni giorno isolato nel suo laboratorio a sperimentare a lungo nuovi modi di realizzare il suo desiderio. Dopo molti esperimenti falliti, Victor ci riprovò di nuovo. Questa volta cucì insieme i pezzi di diversi cadaveri che aveva rubato dal cimitero locale, assemblandoli in un gigante, un essere verdastro che aveva messo su un tavolo operatorio. Victor aveva collegato una serie di fili per animare l'essere e aveva solo bisogno di un temporale, in modo che l'energia elettrica di un fulmine rianimasse il cadavere in un essere vivente. Una notte arrivò il temporale. E Victor premette l'interruttore che portava energia elettrica alla creatura, creando una pioggia di scintille e lampi. All'inizio non successe nulla, ma all'improvviso Victor vide che la creatura stava muovendo un dito. La creatura aveva preso vita e alzandosi gridò: Padre! Victor si spaventò, allora corse via, lasciando la sua creatura sola e spaventata mentre seduta dava il suo primo sguardo al mondo. Il mostro gridava: Padre, dove sei? Victor, scosso dalla paura, si era nascosto e attese che il mostro fosse andato via. Dopo quelle che sembrarono ore al buio, Victor non sentiva più alcun rumore, così aprì la porta e sbirciò fuori. La finestra era rotta e il mostro non c'era più. Oh, che cosa ho fatto, disse Victor, crollando sopra la sua scrivania. Se qualcuno avesse incontrato quel mostro e avesse scoperto che era stato lui a crearlo, sarebbe stata la fine della sua carriera e della sua famiglia. Decise che non aveva altra scelta che dare la caccia alla sua creatura e distruggerla per sempre. Nel frattempo la creatura aveva imparato le basi della vita da sola nel bosco, come mangiare, come dormire, come sopravvivere. Aveva imparato a parlare e a scrivere, nascondendosi tra le ombre degli alberi, mentre osservava attraverso la finestra di una scuola materna alcune classi e rubava i libri quando non c'era nessuno. Passarono settimane ma Victor continuò a perlustrare le strade a tarda notte con la sua pistola. Una notte, mentre stava girando su e giù per una strada nebbiosa, vide una grande ombra emergere da un angolo buio dietro di lui. Padre! La creatura venne fuori. Victor impallidì e afferrò la pistola con le mani sudate. Si voltò lentamente e vide la figura fin troppo familiare della creatura che aveva creato. «Stai indietro!» disse Victor, afferrando la pistola esitante. «Metti laggiù, ti farai male!» «Non intendo farti del male!» disse la creatura, con uno sguardo triste negli occhi. «Come faccio a saperlo? Sei una bestia!» disse Victor. «E di chi è la colpa? Tu mi hai fatto in questo modo, e poi mi hai abbandonato, costringendomi a vivere nascosto nell'ombra come un mostro!» «Sei un mostro!» gridò Victor. No, padre, un mostro è qualcosa che scegli di non essere, qualcosa basato sul tuo aspetto. Tu, padre, sei il vero mostro. Ma non preoccuparti, non mi vedrai più. Ho deciso di vivere lontano, via nel bosco, lontano da tutte le ingiuste condanne del genere umano, disse la creatura, e svanì rapidamente. Victor tornò a casa con una sensazione di sollievo. Tuttavia, ripensando a ciò che la creatura aveva detto, si rese conto che il mondo era pieno di mostri, ma ora era senza un uomo puro e vero. La creatura visse felice nel bosco, circondata da una natura incontaminata e dagli animali, che non la giudicarono mai per il suo aspetto, ma solo per le sue buone azioni. Fine.